Sofì, mi raccomando, se sei l'impostore lo devi dire all'inizio, ok? Ok. No, 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 non è vero, il tuo ok non è sincero. Mi sta decidendo, aspetta che ti farò sapere, forse, non lo so se te lo dirò. Lui! Siamo noi due! Siamo noi due! Non ci credo, siamo entrambi impostori! Non ci credo, lui! Diamoci da fare! No, 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 fermo un attimo, allora, prima facciamo la intro! Ciao a tutti, lui! E insieme siamo me contro te, impostori. No, non siamo me contro te, siamo gli impostori. Siamo i killer di Among Us. Non ci credo. Siamo qui insieme ai nostri compagni di missione, perché dobbiamo andare nello spazio con tutte queste persone. Però noi siamo stati incaricati di essere i killer. Bravissima, non dobbiamo dare nell'occhio, quindi facciamo finta che stiamo andando a fare le missioni. È bellissimo, perché nessuno ci può uccidere. Esatto, però noi dobbiamo uccidere gli altri, lui, altrimenti il gioco si conclude qui. No, no, ma aspetta un attimo. Aspetta, tranquilla. Troviamo qualcuno che è da solo e lo uccidiamo. Vai. Tu vedi qualcuno qui? No, qua non c'è nessuno. Avete paura? Ucci. No, non fare così. Sento odore di non so come definirli. Caccio, non fare così, perché altrimenti si spaventano. Ma non mi sentono tanto. Beh, ti sento io, però mi fai paura. Ma dai, sono così carini. Hanno chiamato l'emergenza. Ok, no, fai la disinvolta, tranquilla, non ti preoccupare. Votiamo qualcun altro, ok? Sì. No, io non voterei neanche. Io farei skip vote, salterei il voto. Ma se saltiamo il voto si rendono conto che forse siamo stati noi due, mentre dobbiamo votare proprio qualcun altro. Aspetta. Facciamo così, io voto te e tu voti me. Ma sei scemo? Ma così vuol dire che ci votiamo a vicenda. No, lui, io voto l'azzurro. E io voto il fucsia. Speriamo che nessuno abbia votato per noi. No, vabbè, è possibile. Non abbiamo ucciso nessuno, quindi come potrebbero mai pensare che siamo io? Sofì, hanno votato tutti te! Tre persone sospettano me! Ti hanno buttato fuori dalla navicella! Mi hanno buttato fuori! Ma come hanno fatto? Quindi hanno trovato me ma non hanno visto te. Non ci credo, ma è bellissimo. Uffa. Ti vendicherò, sarò io il tuo vendicatore. Sono Batman. Batman alla caccia qua di Among Us. Il problema è che rimangono tutti insieme nella... Ecco. Aspetta, ho beccato una. Io sono un fantasma, lui uccide lei con le treccine. Sì, guarda, aspetta, non posso uccidere, un attimo. Devo aspettare prima 6 secondi. La spio un attimo a distanza. Oh cavolo, c'è quest'altra. No, ma c'è un altro dietro. Ma attento, perché sospetteranno di te. Se ti vedono inseguire le persone. Dov'è l'altra? Eccola. Ta. Vediamo se dietro c'è qualcuno. Non c'è nessuno. E ciao, l'allero, via. Ma fuggi. Guarda che poi sono arrivati un sacco di astronauti. No, io faccio finta che sto facendo qua la task, così. Ti appoggio uno. Fischietta. Quindi hai ucciso un astronauta? Qualcuno ha trovato il corpo morto? Ma chi sarà mai stato? Ma chi sarà stato? Io non conosco mica nessuno che possa aver fatto qualcosa del genere. Neanch'io, ragazzi, guardate. Sono curiosa di vedere se qualcuno ti vota, lui. L'impostore è stata Sofì, era lei. Non c'è nessun altro impostore nella nave, non vi preoccupate. Guarda, io voto e secondo me è stata quella bianca. No, hanno votato tutti me! Ti hanno visto tutti, lui, io lo sapevo. Mentre tu uccidevi quell'astronauta, tutti erano lì e hanno visto. Ragazzi, tutto dall'inizio alla fine. Siamo negati, ci hanno beccato entrambi. Cioè ci hanno cacciato, la prima votazione l'hanno cacciato Sofia, la seconda l'hanno cacciato me. E hanno vinto loro. Complimenti. Cioè potevamo essere tranquillamente vincitori, per una volta eravamo entrambi impostori. E invece niente, abbiamo perso. Ma adesso ricomincia un'altra partita e sono proprio curiosa di sapere se stavolta saremo degli astronauti comuni oppure se saremo noi gli impostori. Di fatto nell'ultima partita tu sei stata sempre impostrice. Ma tu sai dove stiamo andando con questa navicella spaziale? Su Marte? Cioè, andando a morire, sinceramente, ecco dove stiamo andando. Io spero tanto che stiamo andando sulla Luna. Sì, ma concentriamoci, perché adesso potremmo scoprire se siamo impostori o buoni. Nel caso tu sei un impostore, me lo devi dire. Va bene? Sì, certo. Facciamo questo patto. Te lo dirò come te l'ho detto nel primo episodio di questo video. No, in quell'episodio non me l'hai detto mai. Sono stata impostore per 3 volte. Ok, si sta per scoprire. Io te lo dico, io sono un buono. Tu cosa sei? Un buono. Ok, anche se non eri molto convinta dalla voce. Un buono, ma io non volevo essere
sono buono. Sicuro buona? Sono buona. Sicuro? Sicuro. Va bene, allora andiamo a fare le missioni. Andiamo a fare le missioni. Dove ci sono i bollini gialli? Dove sei? Anche perché se stiamo sempre insieme, loro non ci potranno uccidere, perché altrimenti uno potrebbe testimoniare per l'altro. Esatto. Un attimo che passo qui la tessera. Un attimo. Vai che non funziona. Ok. Manca l'ossigeno. Oh cavolo. Dai, lui, dobbiamo fare le missioni. Aspetta, devo mettere il codice. Un attimo, sto mettendo il codice per mettere l'ossigeno. Ho visto tutto. Cosa hai visto? Ho visto che il giallo ha ucciso il verde. Il giallo? E io ero lì, tu non ti sei accorto di niente perché eri distratto. No, ma non ero distratto, stavo rimettendo l'ossigeno nella lamicella. È stato il giallo, io ho visto tutto con i miei occhi. Hai visto tutto, ma è stato il giallo, quello giallo chiaro o giallo tipo arancione? Perché ci sono due personaggi. Hai ragione, aveva delle codine. Lo so, ma qui le codine non si vedono. Giallo chiaro o giallo scuro? Mettiamo giallo chiaro. Ok, fatto. Vabbè, forse era giallo scuro. Oh no. Vediamo. Era lui infatti con le codine. Dai, allora l'abbiamo eliminato. Ciao impostore. Arrivederci e grazie. Ma ti rendi conto che abbiamo votato per la persona sbagliata? A momenti la cacciavamo praticamente. Allora dobbiamo andare verso l'ossigeno, perché qua suona, vuol dire che sta finendo l'ossigeno. Però aspetta, potrebbe essere stato anche giallo chiaro. Magari poco fa ho visto lui. Aspetta, mi sono perso. E anche lui ha le codine. Un attimo, mi sono perso, ho sbagliato. Facciamo così, io faccio le missioni e tu guardi invece intorno, sempre camminando dietro di me però, così non ci perdiamo e soprattutto stiamo sempre d'accordo, insieme. D'accordo, assolutamente. Così non ci possono uccidere, siamo dei genietti. Ok, un attimo che faccio la task. Fermo qua. Lui, fermo. Dimmi. Ho visto il movimento dietro di noi. Un attimo, prima devo fare qui la task. Allora, che cos'è che devo fare? Perfetto, task completata. Okay. Perfetto. Andiamo a vedere l'altra missione. Ma tu in tutto questo dovresti pure fare delle missioni, mi sa. Lui, abbiamo deciso che io sono la tua bodyguard. Ah, c'ho un bodyguard. Esatto. Sì, un bodyguard che però un turno sì e l'altro pure mi uccide. Io ti guardo le spalle. Ok. Ah, ragazzi, l'avete visto? Aspetta, Cosa è successo? Chiama l'allarme. Che è successo? Quella bianca si è infilata nel tunnel, nel cunicolo. E quindi, aspetta, come funziona? Ok, ho premuto l'emergenza. Solamente gli impostori possono entrare dentro i passaggi segreti. La persona normale no, perché ovviamente l'impostore ha bisogno del passaggio segreto per scappare. Quindi tu pensi che l'astronauta Lena 373271 brava è un impostore? Esatto, devi votarla assolutamente, Sofì, votala all'istante. Votiamola. Vota. Che poi lei è cattiva. Hanno votato me! Non ci credo, hanno votato me! Ma perché hanno votato te? Ragazzi, ma questo gioco è folle! Hanno votato me! Ma noi! Ma allora, siete scemi o cosa? Cioè, io chiamo, scusa, il salvataggio lì e cacciate me! Avranno visto che noi due eravamo sempre insieme e quindi hanno pensato che tu eri un impostore perché mi volevi uccidere. Vabbè, Sofì, stai lontano da questa bianca, perché è questa l'assassino. E lei con le treccine? Sì, stai lontano! Devo scappare! No, ti stai seguendo, Stai seguendo? No, non entrare lì! Allora, Sofì, devi stare dove ci sono gli altri, torna indietro! E dove sono gli altri? Ma senti quello che dico o non lo senti? Ma gli altri se ne erano andati da quella maxi stanza. Devi stare quando è così nella maxi stanza, perché altrimenti nelle altre stanze rimani bloccata. Ma una cattiva questa qui. Sembrava così dolce con le treccine bionde. Aspetta, io forse posso fare intanto le task. Posso aiutare le persone a salvarsi. Lui, non si è accorto nessuno della mia morte. Vabbè, ma grazie, sei morta lì nel corridoietto. Ho un osso che mi sbuca. Allora, intanto puoi correre e fare tutte le task. In questo modo possiamo almeno aiutare chi è ancora vivo. Ragazzi, io sono un fantasma, mi vedete o no? Non ti vede nessuno, purtroppo. Ma io non ci credo, abbiamo perso proprio come due peri. Proprio, sono state due pere. Effettivamente la forma di questi astronauti sembra un po' quella di una pera. Allora, io sto facendo le task, spero di farle il più velocemente possibile, perché sinceramente non voglio che dica quella bianca. Anche perché io l'avevo vista, l'avevo detto che era stata lei. E hanno votato te. Ho fatto tutte le task già, che cavolo. Perché non ti chiama nessuno qui, non ti vede nessuno. Non mi vede nessuno.
nessuno, ragazzi! Ma ci credo, sono tutti morti! No, c'è qualcuno vivo! Guarda, devi fare le task. Vai dove ci sono i bollini gialli. Non posso fare le task, sì, perché sono un fantasma! Appunto, anche i fantasmi le possono fare le task. Tu dici? Certo, io l'ho appena fatte! È carciofina di una carciofina! Cioè, non lo sapevo! Colpa tua, dove sei? E come abbiamo perso? È stata una puntata un po' triste. Ma non è una puntata un po' triste, è una puntata un po' che sono stati tutti cattivi, mi hanno votato a me. Ma perché hanno votato me? Cioè, io chiamo l'allarme e votano me. Adesso inizia un'altra missione e ci rifaremo. Spero tanto che uno di noi due sia un impostore. Ma comunque, ragazzi, speriamo che oggi siete riusciti a sapere un sorriso e noi ci vediamo prossimamente con un nuovo episodio di Among Us. Ciao!